Le hanno definite le dita d'acciaio, sono quelle del pianista cinese Yun Di Li, giovane prodigio, vincitore a soli 18 anni nel 2000 del premio a Friedrich Chopin, per la prima volta dato a un pianista cinese. E Chopin, insieme a Schumann e Beethoven, ha suonato l'enfant prodige della musica allo Chauville di Bari, ospite della stagione della Camerata Musicale e unica tappa al sud del suo tour europeo partito da Londra e legato all'ultimo disco. Nel programma Due notturni di Chopin, la fantasia in Do maggiore, opera 17 di Schumann, e due sonate di Beethoven, Appassionata e Chiaro di Luna. Nel concerto barese nessuno dei suoi amati componitori cinesi, che proporrà invece domani a Parigi durante il recital alla Salle Pleyel con Chopin, Schumann e Beethoven. Definisce Chopin un amico caro e nelle opere per il pianoforte di Beethoven sente la bellezza della struttura, mentre in Schumann la fine del romanticismo. Yun Di Li, che già a 7 anni suonava il pianoforte, è ormai considerato una sorta di rock star, soprattutto in patria, dove i suoi concerti registrano file lunghissime di fan scatenati. A chi gli ha chiesto il senso della vera d'oro che porta al dito, Yun Di ha risposto: il cuore sta sempre dopo le dita.